Salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono sempre con quelli di Mai di Martedì, ragazzi, e con il mio amico Matthew e con il mio amico Bruno. Buonasera. Ciao. Oggi parleremo di un argomento abbastanza particolare, che è quello che riguarda il mondo delle gomme. Ora faccio una piccola parentesi, io questo video abbiamo appena discusso, non so quanto uscirà a lungo, quindi può darsi che lo divideremo in uno, due, tre video. No, se è un video non lo dividiamo per niente, comunque in due o tre video, se no, vabbè, poi decidiamo. Quindi, ad ogni modo, ragazzi, vi invito a seguirci fino alla fine, così lo scoprirete pure voi. Detto questo, il mondo dei pneumatici, delle gomme, del battista, cioè, come scegliere, che cos'è, perché è importante, vabbè, perché è importante, perché è quello che ti lega alla terra, al terreno. Sì, la gomma nel mondo della mountain bike è molto importante, anzi direi fondamentale. La gomma è il primo punto di contatto col terreno in base alla tipologia e disciplina che andremo a fare. Quindi un atleta che pratica cross country necessita di una gomma molto più scorrevole rispetto a un atleta che pratica enduro. Sì. Questo perché ha bisogno di più scorrevolezza sul terreno e per racchiudere quei giri comunque abbastanza impegnativi anche in salita, discesa e quant'altro. E quindi un altro aspetto fondamentale della gomma è la pressione della gomma. Quindi sì, si deve andare a settare la pressione in base innanzitutto al peso corporeo del biker. Okay. Per poi andare a settare di volta in volta in base al terreno sul quale ci stiamo accingendo. Quindi in mountain bike, a differenza del mondo della bici da corsa, per esempio, le pressioni sono veramente basse, quindi la gomma si deve comunque plasmare in base alle spinte del terreno e solitamente si gira da un bar e mezzo, anche alcuni girano anche più bassi di un bar, perché veramente quasi sgonfia la gomma. 1,2, sì. Da 1,2, 1,5, un massimo di 2,5, poco esagerato. Quasi nessuno. Ma quasi nessuno, magari qualche bike è un pochettino più pesante, però solitamente. Forse NXC. Sì, NXC viene utilizzato. E quindi, come dicevo prima, è importante quindi la mescola delle gomme, quindi mescola morbida, spalla un po' più rigida, antiforature, eccetera, eccetera, per poi passare ai diversi tipi di tessellatura, più larga, più stretta, che magari Bruno saprà spiegare meglio, quindi in base a se c'è troppo fango, uno fango, sabbia, roccia. Sì, sì, quelle là sono una scelta molto importante del biker, perché diciamo il disegno della gomma è una cosa che dipende dal biker. Cosa vuole fare? Vuole fare discesa? Vuole fare salita? Non c'è un compromesso, attenzione, sì. Non c'è un compromesso non esiste una gomma che può fare salita e discesa. Non c'è una gomma che può fare solo XC o magari entrambe le cose. Ognuna ha un lavoro diverso da fare. Facciamo un esempio su queste due gomme che sono diverse. Diciamo questa davanti è stata montata per un preciso motivo. Ha un disegno diverso da quella di dietro. Se noi guardiamo bene abbiamo un disegno molto stretto e dei tasselli piccoli e poco pronunciati. Li vediamo che sono qui, vedete? E hanno quasi tutti lo stesso disegno. Sono simmetrici uno all'altro, mentre invece quella dietro, che ha dei tasselli molto più aggressivi, più pronunciati sui lati, è una gomma che è dedicata per avere un grip maggiore nelle discese, quindi su terreni un po' più sconnessi e dei terreni che sono diciamo che hanno molto contatto con il fango, sì, che c'è un fango molto morbido. E questo permette di avere un grip maggiore. Voi direte perché dietro è così e davanti è così? Perché dietro la gomma è quella che ha la trazione e quindi è quella che deve aggrapparsi al terreno per spingere sul peso della bici. Quella davanti deve fare il lavoro al contrario. Praticamente quella davanti non deve frenare il lavoro di quella che fa dietro. Lo deve assecondare. E certo, perché questa qui deve avere una scorrevolezza maggiore. Infatti il disegno, se voi lo guardate bene, ha una condizione di scorrevolezza diversa da quella di dietro. Quindi questa qua serve per avere un grip. Quella davanti deve essere più scorrevole.